Pronto, Walter? Pronto? Walter? Sì, sono io. Ascolta. No, ascolta, volevo dirti... 19, è mezzogiorno, ti ho detto che sto lavorando. Volevo dirti che ti amo. Sì, no, no. Mo magari ti saluto, che so che quando lavori non vuoi disturbato. Tu sì, mi sì, ami? Sì, sì, tu sì, mi sì, ami? Dava trova, già il Terogna, non ho il cuione a questo. Vabbè, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Pronto? Sono anonima! Da Novara! Ah, ma avete sentito? Tutto. Ero fuori ondos, veramente! Io ascolto Radio DJ sì. tutto il giorno, dalla mattina alla sera, con la speranza di sentire a Roberto Ferrari! Eccolo qua! Roberto! Dimmi, anonima! Tu sei il fiore all'occhietto di Radio DJ! Sai l'occhiello, sai! Robè, quando senti i tuoi discorsi mi incanto, un po' come fai tu quando tartagli! Robè, mi incanto specialmente quando siamo a pranzo e dopo che bevi un bicchierino di vino parti con i tuoi tormentoni. Io a pranzo non bevo bicchierino. Le storie di quando facevi il militare a Bologna, che eri telefonista, sì. del tuo record, 4 ore e mezza al telefono con l'Australia, che quello era un telefono erotico, no? Ma quando mai? Quando mai. Poi delle prime volte in radio a Milano, Radio City. Quando ti sei messo in società con 3 malcapitati. Che bella società, Roberto. Tu mettevi le idee e loro il grano. Certo, la società migliore. E con le tue belle idee di merda in 6 mesi siete falliti. Ma non è vero. Ma il vero fallimento della tua vita non è stato quello. È stato quando hai incontrato a quel porco schifoso che ti sta accanto. DJ Angelo DJ Angelo dei miei stivali. Lecca gli stivali. Sì, parlo con te, Pedro del Grande Fratello. Cosa credi, che non lo so che stai preparando una compilation con le tue sporche e luride canzoni? Spero che fanno qualcosa che ti mettono in galera. E poi è la volta buona, che la banana tosta tosta te la danno loro. Sei un pornografico, istigatore del male e puttaniere dentro. Tu e tutti i tuoi amici di Salonno. Vabbè, Roberto. Robè, mi devi fare un piacere. Ti sei tranquillizzato. Non ci andare più con quello schifoso. Specialmente a pranzo, che quello ti porta nei ristoranti che non ti piacciono. Va bene, adesso perché voi andate sempre in un ristorante lì vicino alla radio che si chiama Summer. Summer, sì. E siccome il cuoco è meridionale, certo. ci piace aggiungere tanto olio e condimenti forti. Salutiamo il cuoco. Ma il tuo pancino, Robè, non sì. li regge quei condimenti sì. così forti. Robè, ti è sì. simpatico quello del ristorante Summer? Sono tutti simpaticissimi. Come perché... si chiama quello? Antonio? Antonio è simpaticissimo. Certo. Io ho sentito nel fuori onda che non tanto ti piace, Robè. Ma quando mai? Robè, vedi come te lo dico, senti. Voi andate o no? Ieri sera gli ho chiesto, andate a stare a mangiare. Alle 10. Cioè, mi raccomando, fammi questi totanetti ma senza friggermeli. Che li faccio alla piastra, me li ha portati con sopra la frittura. Allora sei scemo. No, sano, porca sorte. Ma no, Antonio, l'altro lì. Mi raccomando, fammi senza frittura. Lui pam pam, track frittura, capito? Allora sei scemo. Buon appetito, Robè, quello oggi ti sputa nel piatto. Scherziamo, scherziamo su casa.